Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, come va? Oggi siamo qua in un video dove andremo a vedere cosa si nasconde nel cimitero. Sì. Il cimitero. Nascondono le ossa. Sì, sì. Le ossa, adesso troviamo le ossa. Oddio, guarda. È un fantasma quello. Oh, dove? Mamma mia, lo sappiamo tutti che i fantasmi non esistono. Oh, siamo meno. Attenzione, Oddio. Vabbè, ovviamente sappiamo entrambi. Noi siamo veramente che non ci crediamo minimamente. Perché dai, sono cavolate. Cioè, palesemente. Guarda, ora qualche tomba. Toc toc, chi è? Sono bloccato qua sotto. Vuole un po' di zuppa. Questo non era. Cosa state facendo? Nulla, niente. Stiamo portando i fiori rispetto ai morti. Esatto, sì. Il cimitero dovrebbe essere chiuso. Solitamente non chiudo la porta perché è troppo pesante. Però c'è scritto nel cartello fuori. Non c'è un cartello, signore. Comunque dovreste andarmene. Questo, sì, certo. Passiamo giusto da mia nonna e poi ce ne andiamo. Sì. Questo cimitero diventa molto molto pericoloso. Passato una certa ora. Sì, va bene. Sì. Faremo bene veloci. Siamo veloci a piazzare i fiori. Non si preoccupi. Va bene. Io vi ho avvisato. Ciao. Ho avvisato. Ma che diavolo? Ma che pazzo! Questo è contenuto, signori. Vabbè, dai. Bussiamo qualche altra tomba. Sì, bene, ce ne andiamo. Aspetta, guarda. Hai fame? Tieni. Oddio, che cavolata. Guarda qua sotto. Oddio, tutta la famiglia. Vabbè, ma qua ci stanno. Una stirpe intera. Ma qua veramente, vedi quando non sai come spendere i soldi che ti sono rimasti. Ecco, fai una tomba gigante come questa. Mamma mia. Che cavolata. Sì, è una villa. È una villa, porca miseria. Vedi, potevano, non lo so, utilizzarla come bunker. Invece no, la usiamo come cimitero. E poi la riusano come bunker, così il morto gli fa compagnia. È vero. Sì, guarda qua, vedi? Vedi pure qua, c'è tipo... Che figo! Sì. C'è un forse deve liberarlo, perché forse la tomba è vecchia. Sì. E tutto il corpo. Lox, che stai facendo? Oddio, guardate. No, ragazzi, aiuto! No, neanche si chiude bene. No! Aiuto! Dobbiamo andarcene, credo. Mi ha toccato, che schifo. Prendiamo l'auto. Corri. Fermo, non lo so. Cosa facciamo con questo coso? Non ne ho idea. Si è fermato. Ragazzi, cosa sono tutte queste urla? Ho sentito un'esplosione. Dai, attento, è stato Zombie Spreezer. Zombie Spreezer, ma che cosa stai dicendo? Non ti avvicinare. Ma che...
Ma è un costume, che carino, no, è molto... No, no, cioè, ferma. È molto realistico. Allontanati, come allontanati. Stiamo andando in un cimitero, un furgone l'ha farmi... colpito. Se, vabbè, ma che stai dicendo, Crocco? Fidati. Stai facendo uno scherzo. È la verità, Zoe, no, fidati. Vedi che... Vabbè. Lascialo perdere. Va bene, senti, spray, attaccala, visto che non ti ci credi. Ma no, ecco. Crocco, no. Ah, ragazzi! Hai visto? No, sono ritornato normale. Oddio, ma che cavolo era successo? Ti sei trasformato in una specie di zombie, ci ha inseguito. Sì, vabbè, dai, vabbè. Hai beccato il collo a Elox. Ma che stai dicendo? Comunque, dai, ancora bagnaticcio. Mi sarò solamente fatto prendere dal sonno, che è un po' di sonno. Ragazzi, vado a dormire. Domani facciamo una bella challenge. Vieni pure tu, Zoe, ok? Sì, dobbiamo fare una bella challenge col cellulare. Una cosa paurosissima. Così continuo a fare i video delle cose paurose, anche se sono cavolate. L'abbiamo fatto oggi. Okay. Sicuro che stai... No, del cellulare intendo, non del cimitero. Dai. Ciao. Sicuro che stai bene. Sì, sto bene, ragazzi. Ciao. Ciao. Vabbè. Ciao, ragazzi. Oddio, qua c'è uno zombie. Si sono proprio impazziti. Sì, vero, buonanotte, ma di che stavano parlando? Ciao, buonanotte, Zoe. Notte. Siamo pronti. Ma ragazzi, ma a me sembra una stupidaggine. No, Zoe, devi crederci. Infatti. È veramente un mostro. Ma Purello, ma sto dormendo. Vabbè, fidati. Per il bene migliore. Ora gli lancerò questa pozione e lui diventerà un mostro. Quanto ci scommetterò? Vabbè, ragazzi, ma siete davvero impazziti. Guarda, ci siete fatti suggestionare da quel cimitero, secondo me. Oh, ma che fai? Scemo, stavo dormendo. No, aspetta. Hai visto? Ma siete... Oh, ancora! Ma cioè, secondo lo so, adesso butto la lava. Ah, ma sei matto! Ho sbagliato, scusate. Bravo. Ecco. Ma cacchio, ragazzi, ma che cosa fate? Ma mi sembra normale. Ma io che so, io stavo dormendo, sono venuti a dirmi, buttiamoci l'acqua santa addosso. Ma che cavolo di bello. Ma perché mi dovevate buttare l'acqua santa addosso? Ma siete scemi. Perché hai beccato il collo di Elox e mi hai fatto esplodere metà casa, il camino. Ma di che stai parlando? Ma secondo me si sono fatti suggestionare un po' troppo da quel cimitero. Sì, è vero. È successo davvero. Mamma mia, ragazzi, non è accaduto niente, state tranquilli, ok? Quanta crocco ce l'ho io? La vera pozione, ragazzi, acqua santa real comprata. No, non farlo, quello non è un'acqua santa, quello è una... Mi fa danno, aia, male! Perché sei un demone? Senti, mi sto odiando, ok? Sto bene, ok? È vero, è un demone. No, sciabolette, no! Sto bene! Mandate fuori da casa mia! Io che c'entro? Tu sei complice. Oh, mio Dio, ma che problemi avevano? Boh. Ok, ragazzi, benvenuti. Allora, siete tutti quanti qua? Bravi. Sì. Allora, anche se non ti vedo ancora, quando me lo sono dimenticato che mi ha leccato il collo. Mamma mia, ecco. Basta. Ma ragazzi, ma di che stavate parlando? Io ero normale quella sera. Allora, comunque, oggi faremo un giochetto, ovvero quello del cellulare demoniaco. E quindi che cosa dobbiamo fare? Lo farò fare a te, Zoe. Dato che tu sei quella meno suscettibile. Dato che si dice, c'è una diceria, ok? Che se tu chiami alle 3 di notte il numero 666, potrebbe risponderti una voce terrificante dicendoti che ti sta per venire ad uccidere, ok? Vabbè, ma sono stupidaggine. Esatto, palesemente è una stupidaggine. Dico bene, Elox e Crocco, voi pensate che sia una stupidaggine, vero? Tanto non avete mai sperimentato qualcosa di soprannaturale. Come io non ho mai sperimentato qualcosa di soprannaturale. Dico bene? Forse. Vabbè. Comunque... chiamo? Sì, vai, chiama, vediamo cosa accade. Ok, allora. Ok, 666 avevi detto? Sì, esattamente. Perfetto, chiamo. Vabbè. Non risponde. Aspetta, però... riprova a farlo, vediamo. Ecco. È strano, perché non risponde? Fatto. Però ho visto su un video su YouTube che gli rispondeva. Magari era finto. Può essere. Anche se... Però se squilla. Magari qualcuno si ha comprato il numero. Forse. Ha risposto, ragazzi. Di qualcosa. Ma chi è che parla? Non lo so. Rispondi. Salve.
Con chi parlo? Cosa? Dentro Sbreezer. È dentro Sbreezer. Ma in che senso? Come fa a sapere il tuo nome? È molto strano. Questa cosa non mi può. Posso uscire quando voglio. E sono sempre dentro Sbreezer. È sempre dentro Sbreezer. Ma che senso è sempre dentro me? Ma io non c'ho nessuno idea. Dentro me. È il mostro, è il mostro. Ma qual è il mostro? Ma di che stai parlando? Hai visto che poi dopo è tornato la mano. Lo sapevo. Ma sono fuori! Come sei fuori? Dal bagno! Ah, però mi ha menato! Ma che dietro pure io non sono più schifoso come lui! Ma è tornato normale, visto! Oddio! Ragazzi! Che è successo? Ti sei trasformato! Mi sono... Ma di che stai parlando? Sì, l'ha visto anche Zio a questo giro! Aspetta, state... Ah! Quindi veramente quella cosa che avevi chiamato ti ha risposto ed era dentro di me e mi... Ecco, pure allora pure prima era successo, quando eravamo al cimitero. E quello che ti stiamo dicendo da prima. Che figata. Ma che cavolo avete fatto? Che cosa? Figata. Ma no, cosa? È figata sì, ragazzi, pensateci bene. Praticamente io posso chiamare questo numero e parlare. Quindi basterebbe che lo chiamo qua, che lui mi risponderebbe. Parlerei con tipo la mia voce interiore, capito? Sì, però... Ma io non ci scherzerei. Se ti trasformi ci ammazzi. Aspetta, fammi parlare con lui, vediamo oh, che cosa accade. Cavolo. No, spri. Ok, ci provo. Pronto? Oddio! Ma allora è vero! Senti, perché sei dentro il mio corpo? Che cosa vuoi? Elox? Ho sentito, io voglio Elox. Oh mio Dio, vuole te. Come io, perché? Io faccio gli affari miei. Sì, pure io mi faccio gli affari miei. Guardate. Ok. Ah, hai fatto anche il nome mio. Aspetta, era con voi che io ero andato a... nel cimitero a saccheggiare, vi ricordate? Sì. A saccheggiare. Ma che cosa avete fatto? No, niente, ci siamo divertiti, non abbiamo fatto nulla di sbagliato, però è strano. Certo, tutto avete mancato di rispetto ai morti, ecco cosa succede quando fate così. Ragazzi, della colpa lui. Forse è meglio se andiamo a chiamare lo spazzino, come si chiama il tizio lì che... Lo spazzino. Il custode del cimitero. Andiamo. Proprio in quel cimitero, divertitevi, ciao. Dov'è la macchina? Piantata contro un muro. Sì. Come? Come contro un muro? Sai com'è? C'era qualcuno zombificato che ci leccava il collo. E chi era questo? Toh! Ah, ok. Beh, non vi preoccupate, andremo a sistemare la situazione, penso. Vai. Ok, funziona ancora. Oddio, incredibile. Quindi basta che chiamiamo il numero e noi possiamo parlare praticamente con me. Cioè, con me mostro. Cosa strana. Assurdo. Però il problema è che lui compare e scompare quando vuole, giusto? Giusto? Sì. Quindi dobbiamo capire un attimo che cavolo cosa dobbiamo fare. Magari il bro ci potrebbe dare una mano. Sì, andiamo a parlare con... come si chiama? Non lo so, tipo. Il custode, penso, il custode. Sì. Custode! Okay. Custode! Fermi, andiamoci magari diplomaticamente. Che la scorsa volta diciamo che l'abbiamo preso un po' in giro, non pensate? Ok. Sì, sì. Ok. Scusi, custode? Che cosa c'è? Ecco, si ricordi che lei ci aveva detto che questo cimitero diventa un po' inquietante? Oh. Ecco, può chiamare un attimo il numero 666? Oh no, no, lo già lo so, tieni qua. No, perché? Aspetti, lo chiami un attimo, le faccio vedere una cosa. No, tieni, prenditi il tuo stupido cellulare, tieni. Ma
Ci dia una mano, per piacere, qualche consiglio. Chi è che è stato preso? Chi è stato preso? Io. Oddio, l'unico modo per ritornare indietro, purtroppo, è ritornare nella tomba. Ah, era semplice, dai, andiamo okay, allora. Andiamo. Mannaggia, mamma mia, ho pensato chissà cosa che dobbiamo fare. No, aspettate, no. Aspettate! Non è l'unica cosa. Dovete andare nella tomba insieme a una sposa che amate. Cosa? Una chi? Oh sì. Mio Dio. E dovete sotterrarvi insieme. Oh, sciabolette. Ok, questo... Cioè, solo lui però, non noi. Certo, solo lui è un'altra persona che ama. Oh no, perché devo portare Zoe? Anche se non la amo, comunque, magari c'è stato qualcosa in passato. Oh. Vabbè, dai, chiama fuori Zoe. Di nuovo quello okay, che c'era in passato. Ok, chiamo Zoe. Ok. Ok, sta arrivando. Oh, sta arrivando. Tempo. Zoe! Eccoti. Cosa avete combinato adesso? Cosa c'entro io? Zoe, dobbiamo fare una cosa, una challenge. Vieni challenge. Da questa parte. Sì, abbiamo chiesto il permesso. Come te e come gli altri due che moriranno prima o poi. Ah, paro, Zoe, tranquilla. Tutti moriremo. Adesso poi, io faccio vedere io come sa faremo. Sarà divertente se ci divertiremo, sì. A voglia. Sì. Allora... Ecco. Io non voglio divertirmi. No. Ecco, allora, la challenge è sotterrarci vivi per 24 ore. Sì, dai, vieni qua. Ci saranno dei buchi. Spingila, tranquilli. Vai giù. Ok. Aspetta, ragazzi, fatemi uscire. No. Che non volevo farlo. Tranquilla, Zoe. Vabbè, sì, dai. Ah, magari apriamo qua. Arrivederci. Allora, Zoe, tranquilla. No, è una challenge, Zoe, è una challenge, ok? Io la voglio fare. È una challenge. Zoe, tutto bene? Che è successo? Mi hai morsa. E quindi? Mi sento male. Penso che potresti avermi infettata. Infettata? Cosa? Oddio! Zoe! Oh, cavolo! Oh, cavolo! Cosa? Com'è possibile? Ma siamo noi! Grazie! Ci avete liberato! Adesso noi potremmo uscire! Voi rimanete qua per sempre! No! Cosa? Cosa? No, fateci uscire! Oh, cavolo! Alex, Grucco! Aprite! Oh, cavolo! Oh, cavolo, Zoe! Non lo so! Spacca, Zoe, spacca! Non era così tanto profonda! Ma infatti, era tipo meno un blocco o due! Oddio, Zoe! Sa che... è vero! Zoe! Non usciremo mai! Oh, no! Cosa hai da raccontarmi? Hai qualche storia? Qualche storia? Ma sei un cretino! Mi raccomando ragazzi, per altre nostre avventure andate a guardare questi video che sono appena comparsi. E se volete il continuo di questa storia lasciate like. Anche perché abbiamo ancora il cellulare, Zoe, quindi possiamo contattare qualcuno. Sì, si becca. Ciao. Ciao.